Non basta una grande volontà e una prestazione di qualità e sostanza alla città di Foligno per avere ragione della capolista Gavorrano. Al Blasone termina con un pareggio per 0-0 che non rende giustizia ai biancozzurri. Saranno contente Gubbio e Ghivizzano che rosicchiano così qualcosa in Minerari. Di sicuro per Cavitolo e compagni la reazione c'è stata dopo 3 sconfitte di fila e una settimana molto turbolenta con allenamenti svolti all'ora di colazione. Andiamo a vedere le immagini firmate da Andrea Penchini. Partita non bellissima sin dall'inizio con il Foligno che cerca di rimanere concentrato per non prestare il fianco alla capolista, che a sua volta attua una tattica abbastanza attendista. Gli uomini di Battistini con il loro 4-2-3-1 mantengono bene il campo e cercano di fare la partita, ma per vedere le prime occasioni bisogna aspettare 20 minuti, prima a farsi vedere Napolano che si guadagna a calcio una punizione al limite, ma la palla sorvola la traversa. La risposta del Gavorrano 2 minuti più tardi con Lombardi che dalla sinistra pesca libero dalla parte opposta a Vinasi che al volo costringe Ranieri al tuffo in angolo. Con il passare dei minuti la squadra che sale maggiormente di tono e in convinzione è il Foligno che prima della chiusura della frazione avrà le migliori occasioni per passare in vantaggio. Al 32esimo Napolano si avventa di prima intenzione su un pallone vagante al limite e spara verso la porta con Bertolacci che respinge. Cavitolo è pronto al tapino a porta spalancata ma non ha fatto i conti con il miracoloso salvataggio di Chanamé. Prima dei fuochi finali del primo round da segnalare anche una punizione telefonata di Lombardi al 42esimo, ben bloccata da Ranieri. Poi, come detto, sono i falchi a sfiorare il gol. Al 44esimo Tiritiello si incarta sulla pressione di Balisteri e perde palla. Napolano serve al limite Monaco che prova a piazzarla, ma Bertolacci ci mette le dita. Nel recupero, invece, grande spunto personale di Napolano, che non trova adeguata concretizzazione nel destro giro. Il primo tempo si chiude quindi a rete inviolate. La ripresa si apre con le proteste ai Folignati quando all'11esimo su cross del neoentrato Checchi Balisteri cade in area in seguito a un contrasto. Per Santoro di Messina però il fallo dell'attaccante biancoazzurro. La sfida è piuttosto equilibrata anche se il Foligno sembra più deciso rispetto ai toscani. Ma di occasioni da rete non si vede praticamente niente fino al 30esimo quando una spettacolare punizione di Napolano da posizione molto di finale va a incocciare un clamoroso palo. Ancora Napolano ci prova al 39esimo con un forte tiro dalla distanza ma Bertolacci blocca facilmente. Grande bivito per i Folignati invece lo scoccale del 90esimo quando il Gavorrano sugli sviluppi di un calcio piazzato va in rete ma l'assistente Netti ferma tutto per fuori gioco. Finisce quindi in parità 0-0 ma il Foligno almeno si è risvegliato. Noi abbiamo cercato di gestire la situazione, di lavorare, di far quadrato e credo che oggi contro una squadra così forte che ha perso solo 2 partite e che aveva anche una, rispetto a noi sicuramente una scioltezza mentale, si è visto nei primi minuti dove loro sono riusciti 2-3 giocate che in queste categorie si vede un poco, parlo di inizio gioco, di aperture, di cose del genere. Noi quel vantaggio sicuramente non l'avevamo, però siamo stati compatti, siamo cresciuti nel corso della partita, credo di poter dire che meritavamo qualcosa di più al di là degli episodi e del palo colpito interno a Napolano e altri episodi molto importanti che magari potevano portarci 3 punti, però era fondamentale ripartire con una prestazione, questo è quello che avevo chiesto anche settimana scorsa, non ci è riuscito, oggi siamo riusciti a farla e dovremo continuare a lavorare nell'onda e nella modalità in cui abbiamo lavorato questa settimana per andare a Gualdo e fare un'altra prestazione così contro una squadra che è assetata di punti. Il risultato di pareggio credo sia quello giusto, noi credo che siamo, non è che abbiamo la forza per poter vincere tutte le partite, ci teniamo stretti i nostri 16 risultati che senza sconfitte, penso che il pareggio a Foligno dopo una squadra importante, una squadra costruita per far bene, noi siamo contenti, quindi ora domenica ci affronteremo il Montemullo, questo campionato è stranissimo, oggi il Montemullo ha perso con lo Spoleto in casa, quindi è un campionato dove noi sapevamo che non l'avevamo vinto la scorsa domenica e sappiamo che non l'abbiamo perso oggi.